Un fatto di cronaca in modo particolare ha tenuto alta l'attenzione dei pordenonesi negli ultimi giorni ed è stata l'aggressione al disabile omosessuale verificatasi nel piazzale che divide il Verdi dal Bar Posta nel cuore della città. Quello che sappiamo, un po' chi ha letto i giornali del Messaggero Veneto, insomma in avanti, lo ha imparato già ad apprenderlo, lo conosce, un terzetto di persone ha avvicinato questo signore che dal 2002 ha patito dei gravi danni fisici e disabile a seguito di un'aggressione del suo compagno di allora, del 2002, e in questi ultimi 7 anni ha avuto una lesione alla vista, non si vede da un occhio, e ha avuto un grave danno psichico. Questo signore che gira normalmente a Pordenone ogni giorno è stato preso a spintoni, a calci, è stato deriso nel cuore della città e non si è verificata, almeno secondo la famiglia di questo cittadino, quella risposta da parte di chi ha assistito alla scena, tesa a porre fine all'aggressione. È stato così che lì ancora una volta l'immagine di Pordenone, che non è certo al centro dell'interesse e delle dinamiche dell'attenzione dei media nazionali, è tornata alla ribalta per una vicenda non certamente piacevole. Lo sdegno in città si è misurato subito, no, col termometro dell'attenzione molto alto. Il sindaco di Pordenone ha annunciato l'intenzione di costituirsi parte civile proprio come comune nei confronti del terzetto di persone che ora finiranno a processo proprio per il danno all'immagine della città. Negli stessi giorni, sempre il nome di Pordenone, legato a una inchiesta sul doping nel mondo dello sport e del ciclismo in particolare, è rimbalzato a più riprese proprio per le indagini relative all'assunzione presunta di sostanze tese a alterare il valore sportivo delle gare. Cosa dire, sono casi di marginalità, sono casi isolati, lo sappiamo tutti, Pordenone non è così, ma è proprio dal grado di civiltà che abbiamo saputo raggiungere nel corso degli anni che a mio avviso dobbiamo ripartire per evitare che anche episodi isolati come questo possano in qualche modo far legare il nome della città e della provincia a episodi che con la mentalità di questa gente poco o nulla, per fortuna, hanno a che vedere. E quindi segnaliamo eventuali comportamenti anche non esasperati sotto il profilo del male causato, perché non è che questo cittadino disabile abbia avuto delle lesioni fisiche che gli rendono impossibile camminare, deambulare o sia stato ricoverato, ma è proprio lo sdegno che c'è stato per questo. Proprio per questa aggressione vile, priva di senso, che in qualche modo avrebbe dovuto veramente indurre tutti coloro che hanno assistito a intervenire e a dire basta. Ecco, anche noi dei media, Messaggero Veneto in primis, insomma, che possiamo tradurre come organo di informazione questo sentimento popolare che c'è, saremo in prima fila per dire basta, per far sì che questi episodi che non appartengono alla nostra città e a chi la vive e ha imparato ad amarla negli anni possano continuare a non appartenere anche nei prossimi giorni, mesi e anni. Diamoci tutti una mano e ne guadagnerà l'immagine complessiva di Pordenone.